Mercoledì che diventa linea diretta con il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, anche oggi qui con noi. Pochi giorni, questa mattina ho visto tantissimi studenti in giro con i libri, con gli zaini, si stanno preparando. Lunedì il grosso, perché molti sono già tornati ovviamente, ma lunedì il grosso tornerà a scuola. E allora parliamo di scuola, parliamo di ripartenza, ma non solo, parliamo anche di emergenza sanitaria e insomma di tutte le altre considerazioni che voi amici di Ciao Como potete fare. Intanto il saluto ad Alessandro che è qua con noi, Ciao Marco, buongiorno. buongiorno a tutti, ben Ben ritrovato, è un ritrovati. piacere Bene. come sempre averti qui. Anzi, partirei anche da quella che è la mozione che ieri tu e Giuliola Spelzini avete presentato per insomma, giustamente mettere in evidenza insomma, la situazione critica dell'Alto Lago. Un Alto Lago Sì. che ha avuto grossi disagi, ma è ripartito. Però giustamente servono anche dei soldi, vero Alessandro? Soldi servono perché c'è da mettere a posto un po' di cose, ma soprattutto c'è da pagare le aziende che hanno lavorato insieme a tanti volontari in Alto Lago per ripristinare la situazione che era stata completamente devastata, insomma, da questa bomba d'acqua che è arrivata in Alto Lago e quindi c'è da rifondere le spese sostenute, oltre a tutta l'attività dei volontari, dei vigili del fuoco e protezione civile. Quindi questa mozione, come dire, è un ulteriore stimolo a velocizzare il più possibile la parte burocratica per rifondere i comuni che hanno a loro volta utilizzato i soldi per il ripristino, la messa in sicurezza della viabilità e di altre situazioni che si erano create. Quindi ieri abbiamo presentato questa mozione urgente, ieri è stata una giornata particolare perché c'è anche la mozione A di proposito, sfiducia al presidente com'è Fontana, andata? Che ma clima c'era in aula devo dire ieri? mi aspettavo peggio, Marco, perché ovviamente quando ci sono mozioni così politicamente rilevanti nella finalità, cioè quella di far cadere un'amministrazione regionale, è chiaro che poi il clima rischia di scaldarsi, di eccedere anche non solo verbalmente, ma in atteggiamenti non consoni. Devo dire che quindi mi aspettavo peggio perché è stato un consiglio particolarmente lungo, molto dibattuto, però ecco, i toni erano giustamente accesi in alcuni passaggi, come è normale, giusto che sia. Nella dialettica politica però non si è trasceso, insomma, alla fine si è riusciti a gestire bene l'aula, non ci sono state sospensioni, cioè in una mozione di sfiducia sul presidente, su un'aula consiliare in cui non ci sono sospensioni per riportare magari la calma o l'ordine all'interno dell'aula, è un segnale Il positivo e quindi. compito di Alessandro Fermi, in questo caso specifico, come appunto facendo un paragone con il calcio, è quello dell'arbitro, giusto? Dove devi. Devi cercare effettivamente di cogliere i momenti e magari con qualche battuta in alcuni casi, un po' il bastone e la carota, no? Devi cercare di capire effettivamente Stemperare la prendere questa tensione, tensione, così da richiamare riportare. eventualmente gli eccessi, giusto? Assolutamente, però, non c'è stata nessuna sospensione, per cui devo dire è andata estremamente bene. Poi la votazione è stata come una votazione in cui la maggioranza ha assolutamente ridato, rinnovato la fiducia al presidente Fontana e quindi insomma questa mozione è stata votata, è stata superata insomma brillantemente dalla maggioranza regionale. Però ecco, devo dire che il clima è stato assolutamente educato e rispettoso, che è la cosa più importante. Esatto, educato e rispettoso. Dunque, per la mozione di ieri, appunto, della quale abbiamo parlato, con Fontana, appunto, al centro dell'attenzione. Poi, ovviamente, a proposito di mozioni, anche tu e appunto Giuliola avete presentato questa L'Alto Lago, sì, per l'Alto per Lago, l'Alto Lago. perché in effetti lì la situazione è stata sicuramente importante. Penalizzazioni, hai detto, anche alle ditte, no? Aziende che hanno subito dei danni, case anche, ovviamente. Molti danni, ma e soprattutto molte aziende che si sono messe subito all'opera in assenza, come dire, di un incarico, perché poi quando c'è l'emergenza, il pronto intervento vuol dire che si viaggia fuori da quelle che sono le normali regole della pubblica amministrazione e quindi hanno lavorato, come dire, senza incarico, perché questa è la necessità di ripristinare alcuni luoghi e che però adesso vanno ovviamente pagate. Assolutamente sì. E tra poco con Alessandro Fermi facciamo il punto della situazione anche per quanto riguarda la ripartenza del mondo della scuola. Ormai dicevo prima, ho visto tanti ragazzi, tanti studenti in giro per la città. Potete ovviamente anche interagire, intervenire anche voi con le vostre domande, con i vostri dubbi, perché insomma devo dire che ne ho visti parecchi ancora di dubbi in giro in queste ore, anche sui social. Però
È tutto pronto, No, Alessandro? tutto pronto? No, No. Marco, tutto pronto? No, probabilmente, cioè, siamo un paese grande, siamo un paese, la Lombardia è particolarmente popolosa, insomma, per cui ci sono mille ragioni per cui è oggettivamente difficile dire che sia tutto pronto. Sentivo l'altra sera una trasmissione televisiva in cui c'era Mughini, che al di là di essere, come dire, juventino, non è una persona che... Però voglio dire, e alla fine, parlando di scuola, ha chiuso con una frase che è un po' emblematica, che dice chiudendo che Dio ce la mandi buona, no? Che sembra una frase messa lì, però effettivamente dobbiamo anche un pochino incrociare le dita, perché qui c'è una grande collaborazione a parte di tutti. Serve molto buon senso, non servono gli eccessi, non serve, come dire, trasformare la scuola in un ospedale, perché non è quello il posto adatto. Capire bene, chi sia di fronte, a seconda ovviamente dell'età degli studenti, e dopodiché, provare a stendere delle regole che però devono essere, come dire, interpretate utilizzando sempre il buon senso. Qualche scuola è già partita, tu Esatto, sai, sì, perché però delle proprio scuole erano private. vetrate Non... domeniche, erano vetrate in un'altra occasione. Parlavo col sindaco Grassi, che appunto le scuole sono già partite. Devo dire che comunque le cose stanno tutto sommando funzionando, con alcune precauzioni, ma stanno funzionando. Dopodiché, ci sono alcuni problemi strutturali, alcuni riguardano ovviamente il comparto degli insegnanti. Tu sai che fino a ieri mattina, ieri pomeriggio, sostanzialmente alcuni istituti comprensivi, in particolare cito Albavilla e Bellagio perché sono, i sindaci mi hanno chiamato, erano ancora in assenza non solo del preside ma anche della reggente, quindi ho dovuto intervenire per stimolare questa cosa, perché una settimana all'inizio delle scuole essere istituti comprensivi, senza preside o senza reggente nell'organizzazione di un inizio scolastico così particolare, è chiaro che alla fine, non aiuta. Adesso sono stati ieri, l'altro ieri, insomma, individuati due reggenti, e quindi insomma piano piano si parte. Quindi alcuni problemi strutturali ci sono sul comparto degli insegnanti, sul comparto ovviamente. Dopodiché c'è il tema dei banchi, c'è la fornitura dei banchi. Boh, insomma, io ho visto anche questi banchi, mi ha lasciato delle perplessità, Marco, te lo dico sinceramente, non mi sono seduto, non li ho provati, ho visto solamente delle foto di questi banchi, però oggettivamente qualche perplessità me la Io l'ho visto lasciano. ieri sera, no, uno dei nuovi banchi da Bruno Vespa, sulla Porta a Porta. Tu ti sei Ma mi addormentato, mi lasciano, dicevi, quindi mi non l'hai la, visto, nel senso, dovrebbero essere che ero cotto, ma mi lasciano molta perplessità sul fatto che mi dà l'idea che chi ha studiato quei banchi non abbia, come dire, mai messo piede in una classe. Perché dico questo? Perché da un punto di vista funzionale non vedo un posto dove poter appoggiare la cartella. Se tu immagini alcune scuole in cui devi mettere, non so, il vocabolario, il foglio A4 per scrivere, l'astuccio, già non ci stai. Spero che siano stati fatti anche un po' di forniture per i mancini, perché da come sono strutturati sono ovviamente tutti dedicati a quelli che ho visto, ovviamente, per chi scrive col destro, quindi voglio dire, mi lasciano molte perplessità. E l'altra perplessità ulteriore che mi lascia è, come dire, i soldi che sono stati spesi per questi banchi, perché se questi banchi, che dal mio punto di vista non sono funzionali, devono essere utilizzati in questa fase per ragioni di distanziamento, dopodiché dubito che possano essere i banchi del futuro, perché per come li ho visti io sono oggettivamente poco funzionali Quindi, all'attività didattica. Spero di sbagliarmi, ma per come li ho visti sono oggettivamente poco funzionali. Non so quanto comodi, ma certamente non funzionali. Troppo piccoli, senza uno spazio dove appoggiare lo zaino o la cartella, la dimensione è veramente, veramente piccola, e quindi boh, non so quanta funzionalità. E poi cosa succede? Che i banchi che c'erano, dove vengono messe, in qualche modo essere stipati da qualche parte, perché secondo me verranno riutilizzati, ecco, perché sono infatti molto meglio di quelle che stanno fornendo la adesso. domanda è questa. Il paradosso potrebbe essere che tra qualche mese, quando magari tutti speriamo la situazione possa normalizzarsi, si possa ritornare ai vecchi Ma sì, ma banchi. capisci Quindi, che è un problema? no, Cioè, ma al certo di che è un là problema, di risorse pubbliche, anche di innanzitutto, risorse, perché adesso assolutamente. oggettivamente, se scegliendo tra dei banchi nuovi e dei banchi vecchi per funzionalità scegli i banchi vecchi, vuol dire che questi nuovi finiranno tutti in discarica? Cioè, nel momento in cui tornerai i banchi Non vecchi, lo perché so. oggettivamente sono molto meglio, cioè Speriamo io di mi no. ricordo il classico banco col posto dove infilare sotto dei libri, la merendina, quello che vuoi, lì non c'è niente, c'è qualcosa sotto la sedia, una roba rotonda, boh, non lo so, ecco, se sono gli stessi che abbiamo visto. Però, come dire, fai una fornitura di questo tipo, la fai
secondo me, con una prospettiva che quelli siano banchi che comunque utilizzerai al netto dell'epidemia, Sì, insomma, o alla certo. fine della fase del Covid, se no questi finiranno tutti in discarica e verranno ripresi quelli vecchi per quanto potranno rimanere da qualche parte accatastati. Allora, molti già ci scrivono e adesso poi andiamo a vedere anche le vostre considerazioni, barra domande, dubbi, perplessità ovviamente. Possono scriverci anche su Messenger, sulla nostra pagina di Facebook e ovviamente partiamo proprio da lì, Alessandro, con il nostro amico Francesco che ci chiede che, a quanto tu ne sai, com'è la situazione per quanto riguarda i trasporti relativo al nostro territorio. Io non so quanto tu sei aggiornato su questo, però partiamo da qui perché Alessandro, carissimo, credo che sia la cosa più di attualità in famiglia in questi giorni, insomma, anche da noi si continua a parlare, insomma, questa mattina ho incontrato dei genitori della classe di mio figlio che mi dicevano appunto la stessa cosa. Allora, lunedì il trasporto, i pullman, come si fa, eccetera, eccetera. Che cosa ne sai tu, Ma Alessandro? io quello che so è quello che sappiamo più o meno tutti, nel senso che poi faccio un ragionamento ulteriore, i trasporti oggi hanno questa disponibilità di capienza fino all'80%, questo significa che se alcune famiglie non si organizzano, col carpooling, scelgono di accompagnare i figli a scuola, tutti i ragazzi non ci stanno. Dopodiché però io, prima di fasciarmi la testa, voglio provare a verificare effettivamente come andrà. Abbiamo detto, prendiamoci una settimana di tempo, 10 giorni di tempo in cui si capirà se effettivamente dei ragazzi non riescono a salire sul trasporto pubblico per andare a scuola. È vero anche, e te lo confermo, che al Giovio faranno settimane Esatto, non solo al alternate. Giovio, in Ah, tante in scuole, tante soprattutto scuole, superiori, esatto. fanno settimane Una in alternate presenza e una e a una a casa. casa, Ok? quindi con lezioni online, Questo ovviamente. consente che cosa? Questo consente di diminuire, perché dimezzi sostanzialmente, la necessità di trasporto. Per cui io vediamo in 10 giorni come va, dopodiché se effettivamente dovesse verificarsi delle situazioni di criticità in cui alcuni ragazzi oggettivamente non riescono a prendere il pullman per andare a scuola, ai ripari bisogna correre con estrema urgenza, per cui o utilizzando delle aziende private che possono fare quel servizio, alternative non ne vedo. Però ecco, diciamo, prima di dire che si dica il problema, vediamo se effettivamente questo è così, perché un po' con l'organizzazione dei genitori, un po' con le settimane alternate, potrebbe essere che il bacino complessivo di utenti che utilizzeranno il trasporto pubblico sia un po' inferiore, quindi magari dopo questo 80% riesce comunque a soddisfare tutta l'utenza. Ecco, che cosa ti preoccupa maggiormente, Alessandro? Il fatto, come abbiamo già ipotizzato nelle precedenti puntate, che poi durante magari una lezione un bambino, un ragazzo possa accusare dei malore, la febbre, classico magari anche malanno stagionale, ma ovviamente in questa situazione delicata dove tutti sono un po' sul chi va là, potrebbe succedere anche il classico panico. Ti preoccupa Ma questa allora, cosa? a me quello che preoccupa maggiormente è l'interpretazione, l'assunzione del rischio, nel senso che quando dico di assunzione del rischio parlo del fatto che in questa fase o si mette uno scudo, per cui, come dire, tutti cerchiamo di collaborare, però alla fine ci assumiamo anche qualche rischio, senza dover incorrere in sanzioni o in denunce, o alla fine, per evitare di incorrere in sanzioni o in denunce, se tutti utilizzano il massimo livello di attenzione, quindi vuol dire che il pediatra che visita un bambino che magari ha un po' di tosse non li certifica di tornare a scuola ma li fa fare il tampone, è chiaro che, come dire, lo fa magari perché dice, poi un domani salta fuori che questo è positivo, Giusto, certo. o perché io devo assumere delle responsabilità. Quindi dobbiamo, co come dire, capire che alla fine tutto deve essere fatto con massima attenzione, con la massima dedizione, capendo il problema, ma senza, come dire, partire dal presupposto che io faccio fare tutto per evitare di avere rischi. Questo è quello che mi preoccupa di più a 360 gradi, perché ho sentito, ma poi si leggono anche delle questioni particolari, no? In questo asilo, adesso non mi ricordo di dove, in cui la febbre veniva provata ogni 2 ore ai bambini. Cioè, ecco, non esageriamo, cioè, non è questa situazione che aiuta, non dobbiamo trasformare gli asili o le scuole in ospedali. Sì, Dobbiamo certo, cercare no, di avere un questo è po' di vero. buon senso, è evidente che succederà che qualche ragazzo o qualche bambino possa essere contagiato dal virus, fortunatamente in questa fase il virus sta dimostrando, come dire,
una minore capacità di intaccare in maniera forte, insomma, l'organismo, e quindi molti sono asintomatici, qualcuno ha qualche sintomo, insomma, per cui si sta in questo momento dimostrando come qualcosa assolutamente sopportabile, superabile, senza particolari complicanze, a meno che non ci siano già delle complicanze pregresse. Quindi voglio dire, affrontiamolo in questi termini, anche perché ricordiamoci che andiamo incontro alla fase dell'influenza stagionale, che inevitabilmente, avendo gli stessi sintomi del coronavirus, per cui si manifesta con le classici tosse, mal di gola, febbre, dolore alle ossa, insomma, per cui sono sintomi che sono uguali ovviamente a quelli del Molti sono uguali, molti coronavirus. sono. Ecco, cerchiamo di non farci prendere dal panico, perché è evidente che se ci dovessimo far prendere dal panico su un ambiente come quello scolastico, in cui poi c'è il ritorno sui genitori, il ritorno sui nonni che vanno a prendere, insomma, rischiamo di creare effettivamente una situazione di ansia che non va bene, di preoccupazione eccessiva. Noi dobbiamo oggi, con ragionevolezza, con attenzione, ma con grande fiducia, dire che ce la faremo a gestire questa situazione. È chiaro che con le scuole un po' il contagio in qualche modo aumenterà, dopodiché, non è che se c'è un positivo in una scuola dobbiamo chiudere tutte le scuole. Dobbiamo gestire quella situazione lì, ragionare Ecco, poi sul tra l'altro periodo. c'è adesso un'altra considerazione che è arrivata sempre su Messenger, che ci chiedono se puoi precisare anche qual è la procedura in caso di positività. Però prima, concludi appunto pure, io vedo che tanti ci stanno anche Ragionare scrivendo. anche sul periodo di quarantena, qualcuno di voi lo sa, se no ve lo dico io. Fino ad oggi il periodo di quarantena che era stato individuato un po' dal CTS, applicato sicuramente in Italia, era di questo periodo di 14 giorni. 14 Oggi giorni. si sta ragionando, ovviamente sostenuto da alcune situazioni che sono oggettivamente certificate scientificamente, che probabilmente anche un periodo minore di 7 giorni, così come già fatto in altre nazioni, ad esempio in In Francia, potrebbe Francia. essere utile. Ecco, Poi cosa in ne Italia, secondo te è fattibile questa cosa o secondo me, sì? se chi ovviamente ne sa molto più di noi da un punto di Ok. vista scientifico dice che è sufficiente, sarebbe un passo in avanti. Dopodiché l'Italia è sempre il paese del compromesso, per cui mi aspetto che questo periodo non passerà 7, finirà 10 giorni. Però, Vabbè, però sì, però vabbè. ecco già, ma Certo. questo comporta ovviamente delle conseguenze importanti, perché ovviamente 14 giorni sono il doppio di 7, e nel momento in cui tu fai una quarantena per ragioni di Giusto. contatto con qualcuno che è stato trovato positivo, un conto è stare a casa lavoro 14 giorni, un conto è stare a casa lavoro 7 giorni, di cui poi sono 5 perché 2 sono magari sabato e domenica, insomma, per cui cambia un pochino. Anche su questo bisogna andare in questa direzione, senza prendere cantonate, ma senza neanche fare, come dire, operazioni eccessive che oggi la scienza dice essere totalmente inutili. Allora, i tanti saluti che portiamo sono a Maria, buongiorno, ciao cara Buongiorno, Maria, ad Ada, la nostra buongiorno amica Ada, Ada. che ovviamente parla di banchi, grande problema anche per le persone diversamente abili, ovviamente, visto che è molto sensibile la nostra amica Ada, e dice, pensa con gli ausili dei bambini con fragilità. Beh, sì, è vero, effettivamente la situazione per persone con fragilità potrebbe essere certamente non facile, insomma, speriamo bene, anche in questo caso, Certo, Alessandro. sì, questo sicuramente. Adesso io vorrò provarli questi banchi, io li ho solo visti, però mi ha lasciato veramente tantissime perplessità. Perplesso. Allora, Maura, sorridente e rassicurante. Ciao Alessandro, grazie. Ciao grande Ale, ti saluta anche Katie e ti saluta anche Silvana. Buongiorno a tutti. Ciao Silvana d'Albate, buongiorno Marco. Ciao Alessandro, Silvana d'Albate Buongiorno. appunto. Valeria, un caro saluto. Ciao Valeria, buongiorno anche a te. Buongiorno. Cari saluti. E poi Silvana, anche per chi per andare al lavoro deve prendere il bus, sarà un'odissea. Problema il trasporto lunedì della settimana prossima. Sì. Sì, è chiaro che il tema del trasporto sarà tutto da verificare. Ovviamente già negli anni passati, in alcune fasce orarie, il trasporto era comunque già al massimo della capienza. Per Cosa cui, sì. come già in fasi normali, ecco, per cui dobbiamo sperare che un po' con l'immezzamento delle classi, perché fanno fasi alterne, un po' col carpooling, un po' con alcune famiglie che scelgono di muoversi in macchina o più con mezzi pubblici, ci sia un allentamento rispetto a questo. E un po' anche con lo smart working, perché alla fine non dimentichiamolo che non è solo trasporto degli studenti, ma anche trasporto dei lavoratori, questa idea di favorire comunque per tutto il 2020 e anche per il 2021, laddove è possibile, lo smart working, soprattutto per i dipendenti pubblici, per alcune aziende, ovviamente allenta quelle che sono le congestioni dell'orario di punta. Cioè il
vero tema è quello di cercare ovviamente di alleggerire il più possibile l'orario di punta. Io in questi giorni mi sto ovviamente muovendo e dopo una fase molto lunga in cui andando a Milano anche in orari di punta non trovavo sostanzialmente grande traffico, questa settimana ho iniziato a ritrovare delle code che non vedevo da mesi. Auto o auto, 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 auto. che non Sì. vedevo da mesi. Non particolarmente, però voglio dire, comunque c'è un ritorno che da un lato è anche positivo perché vuol dire che insomma la macchina si rimette in moto. Però diciamo che attraverso lo smart working, la differenziazione dell'orario sul lavoro, l'orario di punta, abbiamo capito che possiamo gestirlo probabilmente in maniera differente. Cioè, questa fase di lockdown con la sperimentazione di alcune tipologie di lavoro flessibili, ovviamente ha fatto anche capire alcune cose positive, nel senso che alcuni lavori possono tranquillamente essere svolti altrettanto bene da casa senza necessità di recarsi al lavoro. Grazie, allora ripeto con noi in diretta questa mattina il Presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, anche oggi con tante domande e considerazioni, soprattutto dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, su questa ripresa sui mezzi pubblici, a scuola, i banchi, il distanziamento, le mascherine, insomma tutto quello che volete chiederci, noi siamo qui ancora per qualche minuto a disposizione. Massimiliano ti saluta, buongiorno Presidente, ciao Buongiorno. Massimiliano, un saluto anche a te. Altro grave problema, le persone diversamente abili, dice Ada, non possono avere distanziamenti, devono essere poi, ecco, quando in questo Forza, caso c'è anche l'accompagnamento, quindi certo. il buon senso, ecco, il buon senso sicuramente possa, speriamo possa esserci e funzionare. Clara, per cortesia, potete parlare del vaccino anti-influenzale consigliato dai pediatri? Purtroppo molti genitori non sono d'accordo, ma servirebbe, dice Clara, a non far girare altri virus, e credo che tu Assolutamente sei d'accordo, d'accordo, ma giusto? totalmente d'accordo con Clara. Il vaccino antinfluenzale quest'anno come Regione Ecco, Lombardia precisa anche la tempistica, Alessandro, guarda, ne abbiamo approfitto. voluto aumentare le dosi perché abbiamo necessità di limitare il più possibile l'influenza stagionale, per quello che dicevo prima, perché i sintomi sono evidentemente gli stessi e se noi dobbiamo prendere ogni contagiato dall'influenza come possibile contagiato Covid, c'è una procedura che ovviamente ha dei tempi, un'organizzazione, dei costi che laddove possiamo evitare, è bene evitare. E quindi l'aumento del vaccino, delle dosi di vaccino è fondamentale, abbassando l'età sul quale si rende necessario appunto fare il vaccino, quindi dai 65 l'abbiamo portato ai 60 anni di età, inoltre per i bambini abbiamo, come dire, scovato questa possibilità attraverso questo vaccino americano che viene utilizzato, che viene introdotto attraverso lo spray, per cui ci saranno anche questi spray, soprattutto per i più piccoli, che evitano la punturina, insomma, per quello che è. E quindi dobbiamo cercare di stimolare con una grande campagna vaccinale. Questo è molto Quando importante. farlo? Quando farlo? Voi sapete che il vaccino influenzale non dura tutto l'anno, ha un periodo, come dire, ti scuda il tuo corpo, nel senso che non ti fa prendere quell'influenza, o se te la fa prendere magari in maniera molto più lieve per un periodo che vale 3, dai 3 4 mesi mediamente, 4 mesi, per cui è inutile farlo. Che va prodotto, ma è inutile farlo a settembre perché fatto a settembre vorrebbe dire che ti copre ottobre, Ecco, novembre, perché dicembre, molti in gennaio. effetti, Alessandro, ci hanno detto, ho capito, mi hanno scritto proprio sulla posta, sì, però avete detto che il vaccino verrà fatto a ottobre, bisogna partire prima, però è anche No, vero, no, no, ecco, fa. attenzione perché ripeto, il vaccino ti copre circa per 4 mesi, per cui siccome il picco dell'influenza quando inizia a girare il virus è Perfetto. sempre tra dicembre e febbraio, sono Ok. quelli 3 mesi fondamentali in cui bisogna essere scudati. Quindi non bisogna correre nel farlo prima perché rischi poi di rimanere scoperto sul finire, è meglio pensare di farlo tra fine ottobre e metà novembre, Però farlo, però in modo farlo. tale che dicembre, gennaio e febbraio siano coperti dal vaccino antinfluenzale. Poi questo non vuol dire che non prendi l'influenza, puoi prenderla comunque, ma in maniera molto più lieve, e quindi voglio dire, io ho sempre fatto il vaccino da tanti anni e alla fine aiuta. Quindi quest'anno in particolare va stimolato ancora di più, lo stanno facendo i pediatri, lo stanno facendo come stimolo, insomma, l'ordine dei medici. C'è necessità di stimolare questo perché non solo, vabbè, tanto diminuiamo i casi di influenza che sono Vabbè, tantissimi ogni certo che sì. anno, ma se tu prendi i numeri di influenza stagionale e per ognuno di questi lo ipotizzi finché non fai il tampone come sospetto Covid, non tracavi più.
più, insomma, Assolutamente, più. no, beh, infatti. Raffaella, grazie, Presidente, per le varie delucidazioni. Buongiorno, grazie a te, Raffaella, sei molto gentile. Buongiorno. Benny Madonia, che tu conosci sicuramente. Certo. Ciao Ciao Benny. Alessandro, chi farà il conteggio dell'80% di utenti che saliranno sui bus? In effetti è la domanda delle domande. Il conteggio Chi dell'80% non dirà farà nessuno. 80%, basta, non sale più nessuno? Tu, ecco, anche perché gli autisti, ho parlato con alcuni Lo autisti, dico. ho detto la verità, non hanno voluto esporsi, ma giustamente. Però molti mi hanno detto, però evidenziate per favore quello che potrebbe essere, adesso stiamo Sì, aspettando, sì, sì. domani c'è ASF che fa un incontro con la stampa, vedremo un po'. Cioè, evidenziate quelle che potrebbero essere le nostre problematiche. Perché io devo guidare il bus, ho la responsabilità di 100 e rotte persone che sono sul bus, ma devo anche fare il controllore inflessibile e dire no, tu non sali, tu sali. No, diciamo che l'autista del bus dovrà fare il bus, dopodiché già prima, quando i bus erano pieni, le porte non si aprivano. Cioè, è capitato a tutti, no? Devi sulla metropolitana salire, vedi il pullman pieno, non si ferma neanche perché capisce che è pieno. Per cui l'occhio dell'autista, su quando si raggiunge una capienza dell'80%, verrà calibrato e si comporta come quando prima era al 100%, quindi non poteva più salire nessuno. Per cui su quello che non si può chiedere agli autisti è come dire di guardare se uno non indossa la mascherina. Piuttosto lì ci vuole una collaborazione, come dire, I biglietti, perché un magari po' per uno quello, sa. ma Quindi o bisogna, dire ecco, tu senti di che qualcuno aiuti, credo. non stare su due braccia. Cioè, qui ci vuole un po' di responsabilità comune da parte di tutti, come già sta succedendo, che se c'è qualcuno che sale sul bus e si toglie la No, mascherina, mascherina quello di occorre. fianco gli dice: Ciccio, metti la mascherina. No, la mascherina, tra l'altro, ecco, lo ricordiamo ancora, è Però ecco, obbligatoria. L'altro giorno che io sono salito l'occhio sul bus. sull'80% ce l'avranno gli autisti e a quel punto lì si comportano come prima si comportavano quando raggiungevano il massimo della capienza, insomma. Allora, perfetto, molto bene. Ciao Benny, Ciao grazie. Benny! Poi Raffaella l'abbiamo già salutata, ci saluta anche, ci ringrazia Enrico. Buongiorno, ciao Enrico, buona Buongiorno! giornata. Vanna, a Como ci sono problematiche, dice, per società sportive per l'utilizzo delle palestre scolastiche, anche se l'ingresso è indipendente. Credo sia collegato al fatto che appunto molte società, credo, interpreto, utilizzano impianti scolastici e Sì. ovviamente c'è un po' di remora in questo momento per far sì che l'impianto venga utilizzato dalla società sportiva, immagino. Ti risulta? Potrebbe anche essere, ma non lo condivido, nel senso che, come dire, un conto è, voglio dire, praticare attività sportiva, un conto è utilizzare gli spazi comuni, tipo le docce, no? Nel senso che alla fine se ci sono delle palestre che il pomeriggio o il sabato e domenica vengono utilizzate da alcune società sportive del paese, sostanzialmente Sì, per fare attività sportiva, assolutamente sì. non vedo nulla di particolare. Molte volte gli utenti di quelle squadre sono poi anche gli stessi studenti, perché Alcuni spesso sì, stiamo alcuni ragionando sì. spesso di società sportive dei singoli paesi e quindi alla fine sono anche studenti di quella stessa scuola. Il problema si pone magari sulla necessità poi di sanificare, pulire le docce o i bagni se vengono utilizzate, che ha una necessità di costo, necessità di chi lo fa, insomma, per cui quello potrebbe creare qualche problema di organizzazione che già le Ah, scuole ecco, hanno dice, già. ci aggiunge Vanna, esatto, grazie Vanna per la precisazione. Non c'è l'ok dei presidi per usarla, immaginavo che, quindi ecco, Però secondo me la mediazione rispetto all'utilizzo dello spazio e il tema della doccia, insomma, per cui solitamente sono strutture sportive che hanno, come dire, ragazze del paese o di vicino che possono tranquillamente cambiarsi a casa, può essere trattata la mediazione in questo senso. speriamo che. Ma per evitare di gravare magari sulla scuola rispetto alla pulizia e alla sanificazione del locale che viene E molte utilizzato. società sportive si trovano un po' in difficoltà anche con questo, in effetti, e quella di Vanna credo sia, perché lei appunto si occupa anche di volley, purtroppo credo siano, con questo hanno possibilità di entrare in palestra, però il preside non ti dà l'ok, quindi diventa un po' Diciamo che alla fine io dico questo, facciamo partire le scuole, dopodiché ci sarà il primo mese, un po' di prime 2 settimane di censimento per capire come vanno le cose, se le cose vanno bene poi queste cose si smusseranno. Allora, le prossime settimane il presidente Fermi, beh, è uno che poi le cose le promette ma le fa anche, ci porterà anche qui direttamente l'assessore regionale alla pubblica Sì, istruzione, giusto? sì, Melania sì, Rizzoli, sì, 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 sì. che ovviamente ci potrà dare ulteriori delucidazioni anche per quanto Cioè, riguarda. potremmo fare magari una disamina con lei, Eh beh, visto che parte la certo. scuola, di Ah, qual è la beh, vabbè, vabbè, vabbè. situazione nelle prime settimane. Ve lo facciamo sapere in uno dei prossimi mercoledì avremo anche l'assessore.
assessore regionale alla pubblica istruzione. Vanna dice ancora: non useremo docce, dice non useremo le docce, puliamo noi, però gli manca comunque l'ok del preside, perché in effetti se non c'è l'ok del preside non può entrare ad allenarci. Facciamoci scrivere in via privata. Vanna, scrivi, ecco, dai, magari, bravo. Che comune, insomma. Ecco, perfetto. È comune di Como. Comune di Como. Credo. Che scuola è? Ci sono iscrizioni campionati al 20 settembre. Scrivici, Vanna, poi magari che scuola è. Ecco, facci sapere, esatto. Che giriamo tutto al presidente Fermi, che è qua con noi. Ci saluta e ti ringrazia anche della presenza. Ciao, Federica. Mamma. Ciao Federica, buongiorno. Buongiorno. Poi aspetta, perché mi sono perso un po' qualche domanda. No, Vanna, che l'abbiamo detta, Benny l'abbiamo detto, Enrico l'abbiamo salutato. Sì, la nostra amica Cristina. Ciao Marco, ciao Alessandro, sono riuscita a collegarmi ora e ti chiede: io torno tra poco, cosa devo aspettarmi come regole preventive? Diciamo che quando torni, Cristina, vieni a trovarci. Un mercoledì ti aspettiamo, eh? Ok, detto questo, è un invito ufficiale. Volentieri. È un invito ufficiale. Ci ha seguito dalle Azzorre. Dalle Azzorre, esatto. Torna, siamo contenti. Che cosa si deve aspettare come niente, esatto, infatti Cristina, esatto, non ti preoccupare, non è che vieni in una... Adesso... Aspettati un po' di pioggia dopo il sole delle Azzorre. Oggi c'è tempo, però non so quando torni, insomma, qui ci avviciniamo verso la stagione un po' più... No, però ti aspettiamo, però ti aspettiamo davvero, cara Cristina, con grande affetto e con grande piacere. Se vieni a trovarci in studio in uno dei prossimi mercoledì, se torni, ovviamente ci fa veramente grande piacere. Aggiunge Vanna: tutte le scuole di Como che ovviamente hanno le palestre che usano le società, quindi Como città. Prova a parlare magari con Marco Galli, che è l'assessore competente, e prova a vedere. Ok, perfetto. Promessa, parla allora con Marco Galli. Assolutamente sì, dice Cristina, ci troveremo. Bene, ti aspettiamo allora, cara Cristina, davvero ti aspettiamo con grande piacere. Alessandro, senti, c'è un'altra domanda. Abbiamo parlato prima del vaccino anti-influenzale, ovviamente molto importante, però c'è un nostro ascoltatore che non si è firmato e che ci dice: ma se parliamo anche dello stato delle cose per il vaccino coronavirus. Sì. Ne ho sentito ieri parlare anche da Bruno Vespa ieri sera, con autorevolissime personalità. Com'è la situazione, Alessandro? Beh, la situazione è che ci sono, come dire, almeno due o tre cordate in fase già di sperimentazione molto, molto avanzata. Una è stata, come dire, sospesa la sperimentazione perché su un soggetto cui è stato somministrato il vaccino ci sono stati, come dire, dei ritorni da verificare, ma come normale, come dire, che ci sia nella procedura nel momento in cui ci sono, come dire, qualche effetto indesiderato. Però diciamo che ci sono almeno tre cordate che sono molto avanti. Io credo che entro la fine dell'anno il vaccino sarà pronto, dopodiché andrà ovviamente prodotto, ma anche lì siamo già, come dire, in qualche modo tutto preparato per produrlo in grandi quantità e per poterlo diffondere. È chiaro che i primi ad essere vaccinati saranno, come sempre, i paesi un po' più avanzati, gli ultimi sono i paesi che stanno un po' più indietro, ma abbiamo la necessità ovviamente di produrlo in grandi quantità e di somministrarlo in grandi quantità, perché questo sarà, come dire, la parola fine a questo, la vera e unica parola fine a questo virus, perché tra quelli che ovviamente sono stati contagiati, quelli che verranno vaccinati, dopodiché nel momento in cui il virus non riesce più a trovare delle persone sul quale continuare a vivere, di per sé finisce, per cui lì sarà finalmente la vera grande svolta. Oggi il vaccino non c'è, il nostro vaccino è il distanziamento, l'utilizzo della mascherina, l'attenzione a lavarsi le mani, insomma tutte quelle precauzioni che abbiamo imparato in questi mesi ad adottare, e però diciamo che sono molto avanti, insomma, se molto avanti, qualcuno parlava... Ma è ottimistico pensare che entro novembre, quindi... Secondo me è ottimistico pensare che entro la fine dell'anno, ci sarà. Il vaccino ci sarà, dopodiché esserci deve essere anche prodotto, somministrato, per cui, come dire... Sì, esserci, vabbè, è però il passo fondamentale, però, no? Diciamo, dopo, chiaro, la produzione, beh, insomma, certo... Diciamo che il 2021, secondo me, è l'anno in cui definitivamente ci toglieremo questo virus dalla quotidianità, attraverso il vaccino, attraverso, insomma, la, la,
la fine dell'epidemia, però ecco, diciamo che il 2021 sarà l'anno, come dire, del ritorno vero alla normalità, perché, come dire, i dati che arrivano sulla sperimentazione, al netto di questa situazione che si è verificata, sono comunque positivi, sono 3-4 cordate in fase molto avanzata, quindi alla fine ci saranno effettivamente grandi produzioni e grandi disponibilità. Qualcuno poi non lo vorrà fare perché per sua scelta personale non lo farà, e vabbè, poco importa, insomma, nel senso che alla fine non si può obbligarli, ma ovviamente nel momento in cui tu riesci a vaccinare una fascia ampia della popolazione, di fatto hai vinto comunque la sfida, Beh, insomma, assolutamente sì, perché il vaccino perché si vive, scusami, il il virus. virus vive solamente se si trasmette, nel momento in cui non riesce più a trovare la persona su quale continuare a vivere, ovviamente poi muore. Ci saluta e ti saluta William, anche pescatori Como Alfa. Ciao William, ciao Alessandro, Ciao grazie. William, William beh, che. è stato parzialmente o quasi totalmente risolto il problema dei pescatori sul primo vaccino. Siamo veramente contenti di questa Sì, cosa. dovrebbero Ne definire in questi abbiamo giorni parlato con proprio il William regolamento, che è molto proprio importante, caro questa mattina. Alessandro. William, l'altro giorno siamo andati con lui a fare un saluto l'altra sera nella zona dell'hangar, e alla fine ci ha fatto vedere, con delle foto anche, due situazioni molto critiche per il lago di Como: i pesci siluro, e uno l'hanno preso loro, e il pesce gatto, perché ci ha detto, io ovviamente mi baso su quello che dice, che il pesce gatto, al pari del pesce siluro, è voracissimo, mangia tantissimo pesce. Potrebbe essere veramente un problema per l'ecosistema del nostro lago, questo. Quindi Ciao Como, secondo me, deve lanciare, come dire, una competizione internazionale alla caccia al pesce siluro e al pesce gatto. No, assolutamente vero. Ma io ne parlavo con William proprio questa mattina. Ci sono veramente dei Ma siluri mi dicevano che ne sul nostro mangiano lago. veramente una quantità Ne mangiano quasi impressionante. là, questi, come dire, sono quelli sott'acqua, poi sopra l'acqua abbiamo i I cormorani. cormorani, perché William ci ha fatto I vedere cormorani anche. sono un tema che purtroppo da anni, insomma, affligge molto, molti pensieri, non solo dei pescatori, ma proprio della fauna ittica, nel senso che mangiano una quantità pazzesca di pesce questi cormorani, Eh no? sì, E non infatti. c'è verso di limitarli. Poi, adesso ci sono anche sott'acqua il pesci gatto e il pesce siluro, che sono voracissimi, anche lo mangiano un sacco, ma tra l'altro mi raccontava che vengono pescati dei pesci siluro di quelle dimensioni, si è arrivati a Sì, 11, impressionante. a un pesce siluro a gelalario di oltre 11 kg. 11 kg? 11 kg di pesce, cioè ti rendi conto di che Questo non lo bestie sono? sapevo, 11 kg di pesce Ma anche siluro. quello che ha pescato lui mi raccontava che era circa 7 kg, Sì, insomma, era grande, era grande, però è certo. pazzesco se tu ci pensi, Marco. E una cosa colgo l'occasione Quindi perché. dobbiamo lanciarla questa cosa. Assolutamente, assolutamente, Facciamo un lanciamola. No, premio per chi pesca per chi il pesce riesce a siluro. togliere questi pesci che sono, per così dire, infestanti, ma Sì. veramente infestanti, perché anche i cormorani, perché anche i cormorani, ecco, Cormorani, sì. la situazione cormorani, ne approfitto per chiederti, c'è un regolamento fisso, Cormorani è stato tentato in qualche modo di fare dei perché. piani di abbattimento, ma sono molto complicati nella propria esecuzione, nel senso Esatto, che ce lo ovviamente, dicevano, infatti. Abbiamo parlato con i tecnici di amministrazione provinciale. essendo come dire, dei volatili che vivono sui laghi, anche, come dire, procedere con una selezione, All'abbattimento non è l'abbattimento non è mica facile, facile, nel non è senso che deve fare facile. l'assoluta sicurezza, per cui alla fine è complicato, cioè il vero tema è Ecco, quello. ma c'è un altro tema Cioè, tutti complicato. riconoscono il problema dei cormorani, tutti riconoscono il problema che andrebbero limitati, quindi effettivamente contenuti un pochino per salvaguardare la fauna ittica dei nostri laghi. Dall'altro lato non è come dirlo, insomma, non è. C'è un altro tema molto delicato, che non ha attinenza ovviamente con il lago, ma anche qui ovviamente so che la regione è molto attenta a quello dei cinghiali. Luisa ci ha scritto, l'altro giorno dicendo che a casa sua, credo sia il Triangolo Lariano, anzi sono quasi sì, mi pare il Triangolo Lariano, giardino e abitazione, insomma, devastati dalla presenza dei cinghiali. Come fare? Allora, i cinghiali, Marco, è un tema che io purtroppo conosco molto bene perché mi sono arrivate da anni ormai mille segnalazioni da parte degli agricoltori, da parte dei sindaci, da parte dei cittadini. Cioè, questo animale nel nostro territorio, in particolare nel Triangolo Ariano, vabbè, è stato abbastanza contenuto, al di là di qualche caso come quello che ho visto a Blevio qualche giorno fa, ma in Val d'Intelvi, nell'Olgiatese, prolificano tantissimo perché
hanno questa capacità di fare figli in maniera pazzesca. Di fatto non hanno antagonisti naturali, quindi alla fine loro non hanno antagonisti È vero, è naturali. vero, è vero. C'è stato un calo solo negli anni in cui vi è stato il problema dei castagni. Ti ricordi, ci sono stati degli anni in cui le castagne avevano questa farfalla sostanzialmente che evitava la produzione di Una castagne. malattia, Era una malattia chiamiamola malattia, e sono impropriamente stati malattia. anni in cui il cinghiale è calato molto di nuovo perché non riusciva a trovare i castagni di cui si nutre molto nel periodo prima dell'inverno, quindi erano deboli nell'inverno, non superavano l'inverno. Superato il tema dei castagni, questi Però sono i proliferati alla grande. E in Val d'Intervi in particolare, nell'Oggiatese e anche nel Triangolo Arariano ci sono, nonostante sia stato fatto sia l'anno scorso che sia quest'anno, un piano di abbattimento molto ampio, perché i numeri, che ovviamente gli abbattimenti che sono stati fatti sono molto ampi, il contenimento non si riesce per una gestione equilibrata tra, come dire, le attività, in questo caso le attività private, ma le attività agricole. Io ho visto le foto di alcuni campi nell'Oggiatese che sono devastate, escono di notte perché di giorno stanno sì, all'interno, in quel è una caso lì, situazione o del Parco difficilissima. Spinaverde o del Parco Pineta, e poi di notte escono, a volte rovinando il lavoro di un'intera stagione agricola, e quindi voglio dire, è un tema, ecco. Lì il vero tema è che c'è una legge nazionale che abbiamo più volte chiesto di modificare per ridare la possibilità ai selecontrollori, quindi dei cacciatori abilitati a fare il selecontrollo, di poter tornare ad uscire per fare una selezione. Questa legge, di cui era stato preparato anche un emendamento al testo unico sulla caccia, di fatto, che poi è una modifichina piccola, ma che, come dire, consente in sicurezza rispetto a possibili strascichi giudiziari ai selecontrollori di uscire per questi piani di abbattimento, non è mai stata approvata. Dubito che questo governo la faccia, però è l'unica soluzione. Fin tanto che non viene modificato quel cavillo di un articolo della legge sulla caccia, questa, che era, come dire, una procedura che consentiva, finché è stata fatta, di poter contenere l'animale, è l'unica soluzione vera. Dopodiché, tutto il resto si cerca ovviamente di ampliare il più possibile i piani di abbattimento, ma poi oggi li fanno solamente i cacciatori, insomma, per cui alla fine serve anche una grande collaborazione con i cacciatori. Da un punto di vista naturale non ci sono grandi soluzioni se non sperare in un inverno particolarmente nevoso, nevoso, perché io parlavo con degli amministratori dell'Emilia Romagna, che hanno avuto prima di noi questo problema. Il problema è che sono riusciti a risolvere in maniera importante nel 2009, se non ricordo male, o no, nel 2012, quando ci fu un inverno particolarmente nevoso sull'Appennino emiliano e molti dei cinghiali non riuscirono a superare l'inverno, e da lì sono riusciti, come dire, in qualche modo a trovare un compromesso e Contenere. contenere in maniera forte. Per cui, Ok, però, ecco, però stiamo iniziando a sì, sperare, beh, come dire, certo. nel, nel, nel È una situazione. Allora, sono due situazioni: tre, i pesci voraci, quindi siluro, pesce gatto, i cormorani e i cinghiali. Sono tre situazioni che, Sì, tra l'altro delle quali. i cinghiali comportano ovviamente anche dei danni, È perché i cavolo, cinghiali vabbè, su quella parte assolutamente. agricola, Marco, guarda che ci sono degli No, ci agricoltori sono gente disperata, che poi assolutamente sì. risarcimento dei danni non è quello che risolve il problema, ma il vero tema è che riescono a devastare dei campi e magari dei raccolti che hanno portato via un anno di lavoro. Assolutamente sì. E tra Allora, l'altro hanno raggiunto zone che mai pensate, insomma, veramente nell'Oggiatese, che tra l'altro è una zona non vocata alla caccia cinghiale. Cinghiali sì, ma non sono, sono, sono mai, oggi sono molto molto presenti, soprattutto nella zona confine col Parco Pineta, col Parco Spinaverde. altre considerazioni che arrivano. Innanzitutto c'è, credo, un invito perché Cristina dice: vi aspetto io il 9 da Vinicio, Alpe del Vicerè, ore 12:30. Credo sia un invito Il 9 di e ottobre, oggi quanti ne abbiamo? Boh. oggi 9 settembre. Ah, quindi tra un mese. Non credo oggi Infatti. perché tra un mese. Allora va bene, Cristina, però ricordacelo ovviamente: 9 ottobre, Alpe del Il Vicerè. Va 9 bene. ottobre, Alpe Vicerè, Grazie. ok. Allora, buongiorno Ale, sono d'accordo con te, il vaccino per il vaccino del Covid e il nuovo 2021. Sono molto ottimista, Carmine. Bene, perfetto. Sai che esiste poi, aggiunge Ada, una normativa che se un paese o città supera un tot di cittadini dove vi è una nascita devono piantare un albero, una cosa bellissima, sarebbe da portare avanti. No, esiste, molti paesi lo portano avanti, questa cosa degli alberi, vero, che vengono piantati.
alle nascite, e poi dipende anche dagli spazi, bisogna trovare spazi Non è che ovviamente adeguati. Senti, poi andiamo avanti ancora, ci sono due altre considerazioni prima di salutare Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale, oggi qua con noi in diretta a Ciao Como questa mattina. Ale, buongiorno, senti, mi sai dire un'indicazione di quante persone potrebbero rimanere senza lavoro in Lombardia se finisse questa emergenza che non si può licenziare? No, non so, non so rispondere a quante persone, ma chiaramente il tema economico è un tema che è Questo è un tema al particolarmente caldo, quale nel non senso che oggi abbiamo. abbiamo questo divieto di licenziamento, la cassa Ecco. integrazione, insomma, per cui ci sono degli ammortizzatori sociali e delle situazioni particolari. Dopodiché, qual è la situazione economica? La Mio amico mi ha situazione detto questa mattina, così no, te lo dico, che ha economica. ricevuto oggi la cassa, Sì? Di il quando? pagamento è di giugno. Giugno. Dopodiché, Marco, il vero tema è che questo l'abbiamo detto qui, anche qui più di una volta, è l'anno della sopravvivenza per molte aziende e per molte attività economiche. Io credo che poi il 2021 ci sarà un bel rimbalzo, per due motivi. Il primo, che le risorse pubbliche che sono state messe a disposizione, in parte dalla regione col piano Marshall, sono 3 miliardi di euro e di cui molte risorse finiranno sul territorio della provincia di Como, ma non è solo per le opere che verranno realizzate, ma anche per le imprese che lavoreranno per realizzare queste opere con tutto quello che è la filiera. È un mercato che poi si autoalimenta. E dall'altro tema, il tema del Recovery Fund, sono 227 miliardi di euro. Mattarella proprio nei giorni scorsi ha stimolato di velocizzare il più possibile la messa a disposizione di Sì. questi soldi, perché è fondamentale, nel senso che la quantità di denaro è importante tanto quanto la velocità con cui tu la metti sul mercato. Quindi credo che il 2021 possa essere veramente un grande anno di rilancio e di rimbalzo anche da un punto di vista economico, perché le risorse pubbliche, quando vengono messe in campo, sono un grande volano per tutta l'economia, per tutta l'economia, perché poi questo aiuta. E quindi le risorse, paradossalmente, da decenni non ci sarà un momento in cui così tante risorse pubbliche per investimenti verranno messe a disposizione dell'Italia e delle regioni, e poi a cascata ovviamente nei vari comuni. E quindi dobbiamo tenere duro il 2020, ma credo che il 2021 possa essere veramente un anno al netto. Allora, se uniamo la fine finalmente di questa pandemia con il vaccino, con il virus che se ne va, con le Quindi, risorse pubbliche, io 2021, come dice spero che Carmine, il l'ottimismo. 2021 sia un anno di grande rimbalzo anche economico. Insomma, quest'anno è l'anno della sopravvivenza, l'anno prossimo sarà l'anno della rinascita, insomma, la rinascita dal punto di vista ovviamente della vita, insomma, perché tutti abbiamo modificato un pochino le proprie abitudini di vita, ma soprattutto di rinascita anche dal punto di vista economico, per cui spero che il 2021-2022 siano anni veramente E ci di chiede slancio il economico. nostro amico Enrico, che saluto ovviamente, anche una considerazione se questi soldi di cui facevi Quelli riferimento poco europei, fa sì. verranno utilizzati anche per il settore turistico, in aggiunge grossissima difficoltà, evidentemente. Allora, io credo che una parte la grossa parte di questi fondi saranno destinati agli investimenti, per cui ovviamente ci sta anche gli investimenti in ambito turistico. Adesso voglio dire, cito l'esempio degli investimenti che è collegati, come dire, ad esempio alla navigazione, agli attracchi sul lago di Como, che sono arrivati con la regione, per cui tutto poi porterà ovviamente un miglioramento dell'attrattività turistica. Se è un sostegno, come dire, alla situazione invece del singolo operatore turistico che non ha avuto gli incassi per mille ragioni ben comprensibili, questo secondo me sarà un pochino più complicato, nel senso che poi saranno quelle iniziative singole dedicate, come dire, al sostegno di un comparto fuori dal tema del Recovery Fund, che sono C'è la destinate. possibilità però di averlo, questi aiuti, Allora, Alessandro, oggettivamente, qualche perché? iniziativa c'è già stata, dopodiché è chiaro che questi aiuti sono aiuti al mantenimento in vita, no, dell'attività. Quando parli di questi Eh aiuti sì, dice io certo. devo pagare le tasse, in questo momento devo pagare il personale, non ho le entrate per poterlo fare, quindi gli aiuti in questo senso dovranno esserci per mantenere in vita le attività. Ma sono, come dire, strumenti differenti da quelli del Recovery Fund, che invece sono destinati a rilancio economico, a ripartenza economica. Poi io rimango dell'idea che, superata questa fase, come dire, difficilissima, complicatissima di sopravvivenza, il 2021-2022 siano anni, come dire, positivi, per cui chi riesce effettivamente a stringere i denti il più possibile, poi probabilmente avrà, come dire, un ritorno molto positivo nei prossimi anni. Allora sì. Anche perché l'alternativa non c'è, Marco, cioè una situazione di crisi come quella oggi, se dovesse perdurare nel 2021,
come dire, finisce veramente l'economia non solo italiana, ma di tanti altri paesi, insomma, per cui c'è necessità veramente di fare tutto perché quest'anno si faccia una gran fatica, si viva in un certo modo, ma la prospettiva di un 21-22 è particolarmente positiva. Allora, assolutamente sì, ve lo ricordo, ci dice Cristina, legalizzo la mia situazione sentimentale che grazie alla risposta di una mia mail da parte di Alessandro sono riuscita a sistemare per gli impicci dovuti alla pandemia e avrei piacere della vostra compagnia in amicizia e null'altro. Assolutamente, allora va bene. Grazie, con piacere, ce lo Grazie. segniamo. L'8 che giorno è? No, Non lo 9, so. 9, 9, 9, 9? 9 ottobre, 9 ottobre, non lo ci so, segniamo, vabbè. Cristina, grazie, sono lo tutti amici. ricordacelo, ricordacelo. Ada ci chiede per chiudere se hai visionato il bando modello misura Sì, B1, B2 per le persone diversamente ho abili? visto scritto, È già scritto. ho visto, mi sono mandato tutto l'ADA dopo Ok. mercoledì scorso, Gli rispondi poi? Ok, perfetto. sì, Va lo bene, vedo tutto. siamo arrivati praticamente alla fine, caro Alessandro. Mancano Grazie. ancora 4 minuti, ma ci fermiamo anche qui. Ci sono altre considerazioni anche sulla, ma devo dire che sono molte legate al tema dei trasporti, al tema di questa ripresa scolastica. Ripeto, nelle prossime settimane, se ci sarà la possibilità, faremo il punto con l'assessore regionale della pubblica istruzione, della scuola, insomma, per questa ripartenza tanto auspicata, tanto temuta anche se vogliamo, ma anche tanto veramente Necessaria, necessaria, ecco, non mi veniva il necessaria, termine, non mi veniva il certo, termine, che mi hai aiutato, esatto. no, necessaria per i bambini, per i ragazzi, per le famiglie, insomma, per tutti. Per Curiosità, porterai il tuo bimbo a scuola? forza, lunedì ci vado, ma mi hanno detto che non posso entrare, Ah, è vero, non mi si hanno può detto che entrare, è non posso vero. entrare, vabbè, però Allora, ci saluta Ada, un abbraccio passo grande, grande importante. ad entrambi. Grazie a te, Ada, un abbraccio anche a te che noi ricambiamo sempre con grande affetto. Salutiamo i nostri amici, le nostre amiche che anche oggi ci hanno seguito in diretta radio, ma anche in diretta Facebook questa mattina con Alessandro Fermi, ripeto, Presidente del Consiglio regionale con noi. Grazie Alessandro. Grazie Tante, allora in bocca al lupo lo facciamo ai a voi. Ai ragazzi, ragazzi, agli grande bocca al studenti, lupo ai ai genitori, ai presidi, ai presidi, agli genitori. insegnanti. Non dimenticherei Buon gli senso. autisti, eh. Perché gli autisti, Gli mamma autisti, mia, un grande in bocca un al grande grosso in lupo. bocca al lupo agli autisti. E domani ASF ci ha promesso precisazioni, speriamo di potervele dare anche relativo all'80%, quanta gente sale sui bus. Ci saranno nuovi bus, li presenteranno domani, ne parleremo. Grazie al Grazie. presidente Fermi. Grazie.